Caccia di Sapori fa di nuovo tappa al ristorante Caricatore di Gussago per presentare un nuovo piatto. Qui siamo nella cucina della signora Franca, il suo regno, che tra poco ci presenterà questo piatto a base di bocconcini di cinghiale con i funghi e con le olive. Ma adesso lascio la parola a Franca che vi darà tutti i ragguagli per questa bellissima ricetta. Allora, prima di tutto taglio il cinghiale a pezzi. Poi lo metto in un recipiente dove aggiungo del latte, per così metterlo 24 ore in un frigorifero a fare la marinatura. Questo servirà per togliere il sapore di selvatico al cinghiale. Trascorse le 24 ore noi lo laviamo lo asciugheremo poi in una pentola e avremo questi ingredienti che andranno a insaporire questi spezzatini di cinghiale. Dunque, abbiamo del basilico, le olive, la cipolla, l'aglio, gli aromi, della passata di pomodoro a pezzetti, del vino bianco. Poi avremo dei funghi che andremo a trifolare e li aggiungeremo a tutta quella che è la cottura di questo cinghiale per ultimare la sua cottura. Allora, qui ho messo la mia pentola a far scottare per poter poi mettere il cinghiale ad asciugare. Così facendo, anche questo procedimento serve a togliere l'acqua che il cinghiale lascerà andare. Ecco. In questa invece metto dell'olio extravergine, metto la cipolla in questa maniera, l'aglio a pezzi interi, le foglie di basilico, amalgamo tutti i sapori, prendo i pezzi di cinghiale, li vado a mettere in questi sapori, ecco. Adesso lo spengo, li unisco bene, teniamo mescolati. Li bagniamo con del vino bianco. Così. Mettiamo i sapori, che è un po' di insaporitore. Un po' di dado macinato. Quando è evaporato il vino bianco, aggiungo la passata di pomodoro. In questa maniera. Così. Poi aggiungo le olive, i funghi trifolati precedentemente, metto il tutto in una pentola da forno. Così. Copro con del foglio di alluminio, così il vapore rimane dentro, non mi si scurisce, non diventa nero e fa come una pentola
col coperchio. La metto nel forno per 2 ore e mezza, però all'incirca metà cottura lo scopro, lo rigiro un attimino, poi lo ricopro e lo metto nel forno per ultimare la cottura. A 180 gradi per 2 ore e mezza. Nel frattempo siccome verrà accompagnato con della polenta, la sto già facendo cuocere comunque, perché si adatta molto con la polenta. Allora, passate le 2 ore e mezza, vado a aprire il mio forno e tolgo i miei spezzatini di cinghiale. Li scopriamo. E avremo questo risultato. Ecco, la mia ricetta adesso è pronta. Mi presto a metterla in un piatto per poi servirla al tavolo. Così. Poi ci metto la polenta in questa maniera. Così. E per abbellire un attimino il piatto metto un po' di colore in questa maniera. Ecco, i bocconcini di cinghiale con funghi e olive, pronto. La ricetta della signora Franca è pronta, ma con che vino lo possiamo abbinare un piatto così gustoso? Ma secondo mio parere andrebbe bene con un vino nostrano, abbastanza, un bel rosso nostrano, sì. E quindi a questo punto non ci rimane che darvi appuntamento qui al ristorante Caricatore per assaggiare questo piatto a base di cinghiale. Io ringrazio la signora Franca. Prego. E ringrazio voi che ci avete seguito. Arrivederci.